Un saluto a tutte le giubbe rosse in ascolto. Sappiamo tutti, quali tragedie si stanno consumando a Gaza. Il nostro canale sta dando aggiornamenti praticamente H24. Vogliamo però ricavarci questo spazio per parlare di questi avvenimenti, in particolare con Michelangelo Severgnini, che voi conoscete, è stato ospite anche ad una nostra recente diretta e che si è occupato lungamente anche nella sua qualità di filmmaker, di regista, di documentarista del Medio Oriente in passato e che è molto attivo sui social. Chiunque voglia può seguire gli aggiornamenti del suo lavoro sul suo canale Telegram, anche sulla questione palestinese. Michelangelo, grazie per averci dedicato un momento di tempo. So che sei molto impegnato con la presentazione del tuo libro. Adesso, sei riuscito a concederci qualche minuto nel mezzo di una manifestazione, io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi per l'invito. Allora, ciò che è particolarmente interessante dell'attività che tu stai svolgendo in questo momento è che hai materiale di prima mano su quello che sta succedendo a Gaza, che stai pubblicando sul tuo canale Telegram, sui tuoi social, anche sull'antidiplomatico. Di prima mano perché proviene da conversazioni avute in chat o da filmati che ti vengono mandati direttamente da palestinesi che vivono a Gaza. Ecco, che cosa ci puoi raccontare di preciso? Sì, esattamente. Allora, da quando è cominciata, insomma, questa situazione, ormai una settimana fa, ho provato, ho deciso di cercare con lo stesso metodo in realtà che ho utilizzato per la Libia, attraverso il quale sono entrato in questi ultimi 5 anni in contatto con centinaia di persone dalla Libia, attraverso un metodo basato sulla geolocalizzazione che mi permette di entrare in contatto con chi usa internet da un determinato posto. Quindi così facevo con la Libia, così l'ho applicato per Gaza. Per fortuna fino a questo momento le comunicazioni ancora reggono e quindi sono entrato in contatto con alcuni cittadini palestinesi di Gaza, con i quali sono in contatto praticamente ogni ora, notti comprese, che mi stanno raccontando, possiamo dire quasi minuto per minuto in diretta quello che sta succedendo, ovviamente mandando materiale fotografico, video che documentano le atrocità e i crimini dell'esercito israeliano a Gaza. Ma penso che la cosa interessante che sta avvenendo, che sta uscendo da questi colloqui, da queste chiacchiere, che poi, appunto, come hai detto tu, sto riportando sul canale Telegram dell'Urlo e anche sull'antidiplomatico, è proprio il punto di vista dei palestinesi a Gaza. Per esempio, c'è stata e c'è tuttora a sinistra in Italia una discussione in questi giorni sul ruolo di Hamas, sulle responsabilità di Hamas nel momento in cui sarebbe andato a provocare la reazione di Israele, compiendo a sua volta, appunto, dei crimini. Però, diciamo così, il punto di vista di un palestinese è completamente diverso. Io me ne sono accorto, l'ho imparato, diciamo, quando appunto girai Istimaria, come tu hai ricordato, un documentario che peraltro era stato non a caso rimosso da YouTube, che ho ricaricato in questi giorni su un'altra piattaforma e quindi torna a essere visibile. Qual è il punto di vista del palestinese? Il palestinese parte dal punto di vista che, vista la situazione ormai che vige da 70 anni, il diritto alla resistenza è comunque garantito, perché il palestinese ha un diritto intrinseco a resistere e a opporsi rispetto a una situazione data. Questa resistenza è chiaro che in determinati momenti si può anche esprimere attraverso azioni militari. Ora, da un lato è vero che Hamas comanda, diciamo così, a Gaza ormai senza elezioni dal 2006 e in qualche modo, come dire, forse la gestione del potere non è del tutto trasparente, però nel momento in cui Hamas compie un'azione militare sul suolo israeliano, fa comunque qualcosa di legittimo agli occhi dei palestinesi, quindi non sentiremo mai un palestinese condannare un'azione di Hamas, soprattutto a livello internazionale. Dopodiché, come stanno spiegando loro, quando tutto sarà passato, se la vedranno loro con Hamas, è un fatto loro,
è una questione, è una dinamica interna alla discussione palestinese, ma si parte dal presupposto che esiste un diritto alla resistenza, e quando questa resistenza, come avviene nel caso appunto di Israele, avviene ovviamente nei confronti di una entità militare che sta esercitando da decenni un'occupazione territoriale, è chiaro che come dire, si entra in una spirale, in un turbine di efferatezze, di omicidi e anche di crimini. Però il palestinese parte da questo presupposto, che esiste un diritto alla resistenza, e per cui Hamas non è condannabile da quel punto di vista, semmai è criticabile, ma questo lo possono fare i palestinesi, che sono titolati a decidere chi può come dire, rappresentarli, e non certamente le opinioni così di chi da fuori pensa di avere l'idea giusta per risolvere la situazione. Questo credo che sia l'elemento più interessante che sta emergendo da queste testimonianze, e mi piacerebbe anche che entrasse in qualche modo nel dibattito italiano, per quanto noi abbiamo visto in questi giorni che appunto Isti Maria, questo documentario che io girai nel 2005 sulla resistenza palestinese, all'epoca io cercavo appunto di raccontare le radici, le fondamenta e i motivi della resistenza palestinese, ma oggi mi pare che la linea sia slittata di molto, perché oggi quasi dobbiamo rivendicare il diritto a poter versare una lacrima per le vittime palestinesi di Israele. Quindi penso che bisogna un po' ritornare alle origini di tutta questa discussione, perché anche noi come italiani nella nostra storia sappiamo benissimo che quando siamo stati occupati siamo stati capaci anche noi di azioni di resistenza militarmente molto aspre. Io ricordo per esempio la strage di Via Rasella, però nessuno si è mai messo in testa di mettere in discussione la legittimità di quell'operazione militare. Ecco, la situazione è la stessa, chiaramente, però le parole di chi occupa, di chi esercita la funzione di oppressore, chiaramente cambiano sempre a seconda del momento, a seconda della convenienza del momento. Quindi tu confermi che dalle conversazioni che tu stai avendo con i palestinesi che stanno a Gaza, Hamas, pur non godendo di un consenso assoluto, è oggi sostanzialmente, come dire, l'unico movimento che rappresenta quella forma di resistenza che i palestinesi non mettono in discussione, sebbene possano criticarne modalità, dettagli particolari, episodi, operazioni, eccetera, ma in fin dei conti oggi i palestinesi si stringono intorno ad Hamas in un moto di unità nazionale, fondamentalmente. Questo non avviene in Israele, dove invece Netanyahu è avversato da una parte importante dell'opinione pubblica e anche della stampa, per esempio. Assolutamente, ma c'è un'altra differenza sostanziale tra Israele e Hamas. Come spesso ci ripetono, no? Israele, unica democrazia del Medio Oriente. Ebbene sì, loro hanno un esercito che normalmente dovrebbe rispondere a un governo, che risponde a un parlamento, che risponde a un corpo elettorale. Nonostante questo, loro stanno decidendo di compiere dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità. Nel caso di Hamas la situazione è diversa, perché comunque siamo in un regime di occupazione, quindi una formazione politica del calibro di Hamas, che è anche una formazione militare, è obbligata a una sorta di latitanza, per cui parlando con i cittadini palestinesi di Gaza, loro stessi mi dicono: noi Hamas non lo vediamo, stanno nascosti, lavorano con una tecnologia oggi superiore a quella che utilizzavano un tempo, quindi non hanno bisogno nemmeno più di farsi vedere in mezzo alla strada, perché hanno le loro postazioni da dove partono i missili, e molte di queste sono addirittura controllate a distanza. Quindi di fatto il corpo dirigente, il corpo militare di Hamas non è mischiato alla popolazione. Ora quindi, se la decisione militare di Hamas, per quanto i palestinesi riconoscano una legittimità di fondo a quell'azione, ma è stata decisa unilateralmente dai capi di Hamas,
non riesco a capire quale sia il collegamento tra la decisione di Hamas e la responsabilità dei civili palestinesi che stanno pagando il prezzo della ritorsione, della rappresaglia in corso da parte di Israele, perché di questo si tratta. Questa è una rappresaglia da parte di un esercito regolare nei confronti di civili, e una situazione di questo genere noi in Italia l'abbiamo visto sul finire del 44, nei primi mesi del 45, quando c'era un esercito, quello nazifascista, che infieriva sui civili in Italia. Abbiamo tantissimi casi, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto ed altro. Questo è quello che sta succedendo oggi a Gaza. C'è un esercito regolare che sta infierendo su una popolazione civile e una popolazione inerme. Vorrei farti questa domanda: quali sono le aspettative dei palestinesi riguardo a questa vicenda e alla sua eventuale possibile conclusione? Ma le aspettative non sono alte, devo dire la verità, perché anche se si fermassero i bombardamenti, questo non vorrebbe dire aver trovato una soluzione, ovviamente. Però posso dirti, ho visto ieri c'è stata anche una grossa manifestazione a Gaza, che peraltro poi è stata bombardata, è stata presa di mira dai bombardamenti israeliani che hanno causato la morte di 70 persone e il ferimento di qualche centinaia di persone. Tra l'altro io ho postato il video di questa manifestazione, si può tranquillamente vedere come ci fossero anche bambini proprio anche di 6-7 anni. Tutto il popolo di Gaza era in strada, e lo vediamo benissimo dagli slogan che dicevano appunto: noi preferiamo morire ma non lasceremo le nostre case, da un lato, e dall'altro noi siamo tutti con la resistenza palestinese. Hamas non è un corpo estraneo al popolo palestinese, è uno degli elementi, è uno delle componenti, quindi loro possono tra di loro perfino arrivare a criticare Hamas, ma fa parte, è un'espressione in qualche modo del popolo palestinese, e quindi rappresenta a tutti gli effetti la resistenza palestinese, così come tante altre sigle militari che comunque sono presenti anche a Gaza. E quindi le persone gridavano, oltre al fatto che non lasceranno le loro case, piuttosto sono pronte a morire, ribadivano di essere tutti con la resistenza palestinese in generale, di cui Hamas fa parte. Ancora ti vorrei chiedere, vediamo che in questo momento come dire, l'Occidente sta prendendo delle posizioni assolutamente unilaterali e in qualche modo ricalcando narrazioni semplicistiche che abbiamo già visto operanti durante il caso ucraino, per non dire di altri frangenti. Nel resto del mondo però la situazione è un po' più complessa e variegata. I palestinesi, in qualche modo, come dire, che percezione hanno delle reazioni internazionali rispetto a quello che sta avvenendo? Ma per esempio, in queste ultime ore ho mandato alcune foto, alcuni video della manifestazione di ieri a Roma, e chiaramente erano felici di vedere che comunque almeno c'è stata una manifestazione in Italia e ovviamente anche in altri paesi europei, quindi sicuramente questi sono segnali positivi, chissà che possano produrre l'effetto di convincere Israele a desistere rispetto al piano appunto che stanno perseguendo di evacuazione, quindi di allontanamento dei cittadini palestinesi da Gaza. Loro dicono, perché questo poi gli consentirebbe di combattere a viso aperto nei confronti di Hamas, ma loro sanno benissimo che se abbandoneranno le loro case poi non faranno più ritorno, esattamente come è successo nel 1948. Quindi questo è il motivo per cui loro dichiarano di essere pronti a immolarsi. Quindi le aspettative nei confronti della comunità internazionale non sono particolarmente alte, però evidentemente in questo momento l'obiettivo principale è quello di far cessare i bombardamenti, di far cessare le atrocità. Ormai il conteggio dei morti è arrivato a più di 2000, e quindi l'urgenza principale adesso è fermare i bombardamenti. Poi la soluzione non è stata trovata in 70 anni, quindi non ci sono speranze per trovarla oggi, però oggi
la priorità è quella di fermare i bombardamenti. Ecco, tra l'altro devo dire, quando parliamo di efferatezza eccetera, noi abbiamo visto anche le immagini che tu stesso hai postato sul tuo canale a proposito per esempio delle vittime dell'uso di armi al fosforo bianco e altre atrocità che in molti altri casi avrebbero fatto urlare allo scandalo quella comunità internazionale di cui abbiamo detto che oggi è sostanzialmente silente qui in Occidente, perché continuo a dire ci sono in realtà geopolitiche importanti che invece stanno avendo posizioni diverse. Ma noi siamo in un periodo di guerra, quindi questo ha ricadute innanzitutto sull'attività politica, ma poi anche sulla comunicazione dei paesi europei, in particolare dell'Italia. Quindi è chiaro che oggi non ci sia corrispondenza tra i fatti e quella che è la ricostruzione che viene data dal mainstream, ma semplicemente perché siamo in guerra, abbiamo un nostro ruolo all'interno di questa guerra e dobbiamo comportarci da bravi soldatini. Quindi non sono stupito dal fatto che la comunicazione, i media, il dibattito italiano sia così poveramente schiacciato sulle ragioni dell'oppressore e non spendo una parola nei confronti degli oppressi. Però questi sono i tempi che stiamo attraversando in questo momento e come abbiamo visto un po' ci siamo ritrovati, non sempre, però ci siamo ritrovati di nuovo divisi rispetto alla solita faglia, cioè chi come dire tende in questi ultimi anni a assecondare la narrazione dominante e chi invece cerca di andare a col vecchio vizio di andare a verificare la realtà, cosa ci dice. E quindi questo è il lavoro che noi tutti stiamo facendo, quello di far sentire le voci, quelli di far sentire di raccontare una realtà che è più aderente ai fatti, perché comunque come dire, proviene da fonti dirette, da persone che sono a Gaza, che stanno documentando quello che sta succedendo e stanno dando uno spaccato molto più reale di quello che sta succedendo a Gaza che non quello che stanno riportando i giornali e i media in Italia, che ovviamente rispondono alla logica militarista nella quale siamo tutti caduti. Io vorrei leggere soltanto alcune righe, se mi permetti, da un estratto di una conversazione in una chat con un palestinese. Sperano di farci morire di fame, stiamo esaurendo il cibo e dato che abbiamo a malapena l'elettricità e anche quelli che hanno i generatori finiranno presto il carburante e anche questi generatori non possono sostenere i frigoriferi, la maggior parte dei cibi andrà presto a male. Anche l'acqua sta finendo, quindi vogliono farci morire di fame, hanno perfino vietato gli aiuti umanitari. Ecco, mi pare che queste siano parole assolutamente eloquenti, voglio dire. Sì, questo è lo strumento attraverso il quale l'esercito israeliano e Israele sta premendo sui cittadini di Gaza per costringerli a lasciare la striscia. Da un lato i bombardamenti, dall'altro ovviamente il taglio dei servizi minimi, quindi dall'acqua, l'elettricità. L'elettricità non serve soltanto per accendere la luce in casa, serve per far andare gli ospedali, per farli funzionare. Quindi anche gli ospedali adesso stanno funzionando perché stanno funzionando con i generatori, perché manca la corrente elettrica da diversi giorni a Gaza. Però anche il carburante sta finendo, quindi questi sono una crudeltà cinica con l'obiettivo proprio di spingere la popolazione a lasciare le proprie case e quindi lasciare via libera all'esercito israeliano. Ecco, volevo farti anche un'altra domanda che è più generale, e cioè che idea ti sei fatto di tutte le stranezze che circondano questa vicenda, a cominciare dall'epic file dei servizi segreti israeliani, insomma, e poi le armi che circolano a Gaza, che sono tantissime, da dove possono provenire, quale tipo di appoggio esterno possa aver avuto Hamas per tentare questo tipo di azione così eclatante in questo momento, ecco. Ma come dici tu, si possono fare delle ipotesi, per quanto credo che i tempi siano ancora troppo brevi per avere un'idea
complessiva della faccenda. Io, da quanto ho capito, per quanto ne so, le armi Hamas, soprattutto queste di nuova tecnologia, sarebbero entrate dall'Egitto, ovviamente l'unico punto da cui possono arrivare, perché non possono arrivare certo da Israele, e anche da via mare è molto difficile e complicato. Da mare intendo via Mediterraneo, ovviamente. E quindi, se entrano dall'Egitto, si possono fare alcune ipotesi rispetto ai paesi che abbiano armato Hamas. Uno dei principali candidati chiaramente è l'Iran, ma probabilmente ci sono molti altri paesi che hanno collaborato per far sì che Hamas raggiungesse, come dire, lo sviluppo militare che poi hanno dimostrato in questi giorni, che però sviluppo militare che comunque ben lontano dal poter mettere in crisi un esercito come Israele. Qui abbiamo da un lato uno dei più potenti eserciti della regione, peraltro Israele è dotato, se non sbaglio, di una novantina di testate nucleari. Dall'altra abbiamo gente che comunque, ammesso che sia stata armata, è stata armata negli ultimi anni con una tecnologia vagamente in grado di mettere in difficoltà Israele. Comunque, voglio dire, stiamo parlando come sempre di David contro Golia, ed è chiaro che l'obiettivo di Hamas non era quello di risolvere la situazione militarmente, quanto piuttosto di mandare un messaggio a Israele e giocare e speculare sulle debolezze, sulle contraddizioni di Israele. Se abbiano fatto bene i conti, io questo non lo so, non sono in grado di dirlo, e per dirla tutta non sono in grado di dirlo nemmeno i palestinesi, perché poi alla fine i dubbi ce li hanno pure loro. Ma quello che gli importa ribadire è la legittimità delle azioni compiute da Hamas, che tutt'al più possono essere state inutili o controproducenti, ma sempre legittime nel momento in cui si sta verificando un'occupazione criminale come quella che si svolge ormai da decenni, da ben 70 anni in Palestina. Condannata anche da risoluzioni delle Nazioni Unite e via dicendo, insomma, anche se questo in alcuni casi pare che non sia importante. Michelangelo, io ti ringrazio per il tempo che abbiamo potuto rubare ai tuoi tanti impegni, e ti chiederei di tenerci aggiornati ogni volta che è possibile, ogni volta che ci sono delle novità che possono essere di rilievo. Invito ancora tutti a seguire il canale Telegram L'Urlo di Michelangelo Severgnini e a seguire in generale il suo lavoro. Ti ringrazio. A presto, un saluto a tutti quanti. Grazie.